Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video andremo a vedere dove si trova e come si farma il drago del fulmine Firodra. Allora, il drago del fulmine esce da questo baratro qui, in sud-ovest della mappa, fa tutto questo giro qui in senso orario, va qui, poi vedete, fa tutto questo giro e rientra in questo baratro qui. Poi nel sottosuolo farà tutto questo giro qui nel sottosuolo. Allora, quello che vi consiglio è di aspettare il drago alla sua uscita qui. Diversamente potete andare magari sulle torri, vedete se lo vedete in superficie e vi buttate su di lui. Però c'è un vantaggio se lo aspettate qui. È molto facile da farmare mentre sta uscendo dal baratro. In ogni caso fate come preferite, io l'ho sempre aspettato all'uscita perché si fa prima. Parto con l'artiglio. L'artiglio è il pezzo più difficile da farmare in quanto, essendo sotto il drago, tende a cadere per terra. Se non siete molto vicini quando lo farmate, se voi coccate la freccia quando siete attaccati all'artiglio, raccogliete al volo l'artiglio. Diversamente cade per terra, vi tocca andarlo a raccogliere e la fatica più grande è risalire sul drago. Nel drago si possono farmare 5 pezzi diversi: la roccia, il dente, la squama, il corno e l'artiglio. La roccia la trovate tranquillamente lungo tutto il dorso del drago, ce ne sono una decina in totale, soprattutto verso il fondo. L'artiglio e tutti gli altri 3 pezzi, sono in totale 5, quindi togliendo la roccia, l'artiglio, il dente, il corno e la squama, ne potete raccogliere uno solo ogni 10 minuti. Dovete aspettare un tempo di 10 minuti reale e il drago si ricarica. Lo vedete che si riempie di un bagliore a seconda del drago e del suo colore. Ad esempio nel fulmine diventa questo giallo-verde fluo, così si illumina molto intensamente. Allora voi potete raccogliere un altro pezzo a vostra discrezione, quello che volete. Andate dal pezzo che vi serve e provate a farmarlo. Il drago del fulmine ha un altro problema, che è il corno molto grande ed è un pochino più difficile rispetto agli altri farmare il dente. A me piace andare lungo il muso del drago, colpirgli il muso e vi lascia il dente, ma qui fate fatica ad andare sopra il muso, quindi probabilmente vi tocca usare le frecce. Come nel caso dell'artiglio, andate molto vicini al muso, non c'è bisogno di beccare il dente, basta la parte frontale del muso e vi lascerà il dente, ovviamente in questo caso quasi sicuramente la freccia. Come nel caso dell'artiglio, vi consiglio di stargli attaccato proprio quando lanciate la freccia, in modo che siete subito lì e lo raccogliete. Tenete a mente questo: 10 minuti per ricaricarsi, un solo pezzo alla volta. Il dente lo trovate dal muso, il corno ovviamente li beccate il muso, l'artiglio vi consiglio di beccare l'artiglio e non la zampa, anche la zampa a volte vi lascia l'artiglio, però può lasciare anche la squama, mentre la squama la trovate attaccando un pezzo qualsiasi del drago dove volete, purché non sia uno di quelli che vi lascia un pezzo diverso, quindi lungo tutto il dorso vi lascerà la squama ad esempio. Nel caso del drago del fulmine, i set da avere dietro sono un po' tanti. In ogni caso trovate sul mio canale la guida per tutti i set del gioco, tutti e 136 i pezzi del gioco, e potete andare belli carichi. Ed eccoci arrivati alla fine del video ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Grazie a tutti per la visione e vi auguro una buona giornata.